bene, ho conosciuto i ragazzi, ho conosciuto i genitori, ho conosciuto un po' tutto l'ambiente, è stato bello avere modo di anche interagire con loro, perché credo che loro siano anche nel progetto, quindi il genitore, la famiglia deve essere inserita in questo progetto, quindi abbiamo iniziato nel conoscerci e poi ci sarà tempo, abbiamo un anno di tempo per stare più insieme, conoscerci sempre di più e iniziare a dare a questi ragazzi tutto quello che è la mia esperienza, le mie idee, quindi condividere con loro emozioni, gioie, a volte anche delusioni che ci saranno in un percorso di vita, ma riusciremo a superarle, perché la maturità si vede quando superi alcune cose, non quando le cose ti sommergono. E quindi inizieremo questo percorso carichi, felici, e quindi grazie per questa possibilità che la società mi sta concedendo, e cercheremo di fare il massimo e di ottenere il massimo dal materiale che abbiamo. Ci sono dei ragazzi come Borrelli e Marafini che hanno fatto la preparazione con la prima squadra, saranno a disposizione della primavera o faranno un altro percorso? Questo per il bene dei ragazzi, noi cerchiamo il loro bene, quindi se dovessero rimanere in prima squadra e giocare in prima squadra, noi pur non avendoli allenati saremmo già i primi sostenitori, i tecnici più felici al mondo, che è l'obiettivo poi di una società. Quando lavoriamo per una società, questo è l'obiettivo, vedere questi giocatori giocare lì in prima squadra. Per le Grottaglie sarà una gratificazione tirare fuori altri elementi da mettere a disposizione per la prima squadra? Per me, per tutto il settore giovanile, per il mio staff, sarà motivo di gioia, di gratitudine anche per chi poi ce lo fa fare questo lavoro, vedere raggiunti questi obiettivi. Quindi io dico ai ragazzi, nessuno deve sentirsi estraneo a questa possibilità, tutti devono partire con l'idea di poter giocare in prima squadra, altrimenti state a casa, dico sempre, quando fai le cose senza crederci, senza convinzione, quindi è meglio stare a casa, è meglio fare qualcos'altro, ma se siete qua è perché ognuno di voi deve avere l'obiettivo e il sogno, perché spegnere i sogni dei ragazzi non va bene, noi li dobbiamo alimentare e quindi devono sognare che ognuno possa pensare di poter fare l'esordio in prima squadra.